Ritroviamo in collegamento il senatore Viala, dimissionario perché da poco eletto presidente dell'Ordine dei Biologi, Vincenzo Danna. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Danna, ma come funziona? Ma lei arriverà a fine mandato oppure deve abbandonare subito? Mi auguro di no. Credo che il Senato voglia essere così sollecito da accettare le mie dimissioni. Sono andate benissimo le elezioni, un plebiscito praticamente. Quasi, diciamo. Insomma, è significativo il risultato. Questo mi aumenta nella, diciamo, nella responsabilità poi di dover dare delle risposte giuste a tanta gente che ha riposto in me, nella mia lista, così tanta fiducia. Ha già visto il Fatto Quotidiano di oggi, Danna? Renzi, no, Berlusconi, glielo leggo io, le faccio questo regalo stamattina. Renzi, sì, Berlusconi, sì. E Verdini, due punti. L'inciucio per Consob e Corte dei Conti, intese larghissime per spartirsi le nomine prima delle urne di primavera. Funziona così? Mi auguro che Verdini stavolta non si faccia aggabbare da Renzi, perché fino adesso abbiamo preso assolutamente nulla, pur sostenendo spesso, per nostro autonomo convincimento sia chiaro, molte riforme, e pur essendo stati qualche volta determinanti, ma non sono venuti né riconoscimenti né gratificazioni politiche di alcuna natura. Quindi se quello che dice il Fatto Quotidiano ha un fondamento di verità, io credo che ci sia un fondamento politico, che invece si guardi all'aspetto più strumentale per dileggiare, per screditare questa operazione politica. Se questo dovesse essere una suddivisione di incarichi, spero che Verdini qualcosa si faccia dare. Danna, eppure Renzi in questo periodo sembra più impegnato a ricucire con la sinistra. Guardi, Renzi ha fatto un errore di superbia, l'ho dichiarato e glielo confermo. Quando gli abbiamo detto, dopo le europee, che avrebbe, io mi sono speso apertamente, oggi potrei menarvanto di aver visto giusto, e lei me ne può dare atto, così come molti altri giornalisti, sì, che era necessario creare una nuova formazione politica chiamato Partito della Nazione, nel quale far confluire i liberal socialisti e i liberal popolari, perché superati i vecchi schemi bipolari del berlusconismo, anti-berlusconismo, superato purtroppo, io dico, perché appartengo alla militanza politica di vecchio stampo, i partiti nella loro accezione ideologica, alla destra, alla sinistra, e nell'era dei partiti personali Renzi aveva la pilla, aveva la forza, aveva le simpatie di molto elettorato deluso dal centrodestra, sì, che avrebbe potuto fare questo grande partito di centrosinistra e governare l'Italia. Ma è mancato il coraggio? E ci stanno arrivando per altra strada, per via parlamentare, perché probabilmente con questa legge elettorale, mancando una maggioranza qualificata, si dovrà scegliere un governo di larghe intese come quello che è uscente, e meglio Renzi-Berlusconi che Salvini Movimento 5 Stelle. Quello che non riesco a spiegarmi, lo parlo da osservatore ovviamente, è questo continuo tentativo, nonostante il fatto che insomma da MDP arrivino costantemente delle chiusure nei confronti di Matteo Renzi, questo continuo tentativo al dialogo, non farebbe meglio a questo punto Renzi a chiudere definitivamente? Non ci guadagnerebbe forse, dal punto di vista elettorale intendo? Ma guardi, lei deve sempre distinguere la tattica dalla strategia in politica. La strategia è che Bersani, D'Alema, tutti gli ex vetro e post comunisti sono andati via perché non accettano che un ragazzetto che tra l'altro non viene dalle fila del Partito Comunista gli abbia tolto il giocattolo di mano.
Non accettano, sì, non accettano, ma questo è il fatto più grave che interessa tutti gli italiani, di vedere lo Stato come qualcosa da ridimensionare e da modernizzare, per cui la politica fatta con la leva della spesa statale a debito crescente, il tassa e spendi, non è più un sistema di governo praticabile in Italia. E quindi lo statalismo, diciamo, la visione pauperistica, assistenziale e clientelare, che è stato il tratto distintivo delle politiche di sinistra, delle politiche socialiste, diciamo, in Italia, non è più possibile fare perché ce lo vieta la Comunità Economica Europea. Quelli come Bersani, come D'Alema, che sono, sì, con la testa nel passato e i piedi nel frapassato remoto, sì, questa cosa non riescono a digerirla. Forse si tratta di un analfabetismo di ritorno, insomma, è come io che mi impappino vicino al computer come, sì, strumento che non mi appartiene, essendo io della generazione della penna e della carta. E quindi il vero problema è che sono incompatibili. È un'altra cosa che io a lei ho detto qualche anno fa, che sarebbero arrivati a rendere azione. Eh sì. Alla vigilia delle elezioni Renzi vuol evidenziare, quando li invita a discutere, che sono loro che se ne sono andati e che sono loro che ormai sono una costola anacronistica della sinistra italiana, con Vendola e con chiunque altro ancora pensa che il, sì, marxismo e il socialismo possa avere una sua attualità, e quindi che Marx risorga dalle proprie ceneri. Tutte strategie di Renzi. Danna, sappiamo che Grasso non le sta particolarmente simpatico, ma il Presidente del Senato e la Presidente della Camera sono al centro di questa polemica. Addirittura il Ministro Orlando ha detto: non trovo un precedente storico rispetto a un passaggio all'opposizione di tutti e due i Presidenti. Di questa, guardi, situazione devo dire, che pensi? Devo dire la verità, sia la Boldrini che Grasso stanno facendo una pessima figura, perché fino a quando sono seduti su quello scranno dovrebbero evitare di fare i partigiani, di iscriversi o cancellarsi da partiti politici, e quindi stanno dando un pessimo esempio della terzietà e dell'autonomia dalla bagarre politico-parlamentare che quelle persone dovrebbero avere, perché sono espressione di una istituzione che va oltre i partiti. Poiché la Boldrini è parva materia dal punto di vista della capacità politica, è Grasso, è molto più furbo che non buono, diciamo così, e credo che sia abbastanza ambizioso, perché è uno che soffre, ovvero con l'apostrofo, ogni qualvolta c'è una fibrillazione nel mondo politico italiano, credo che ci troviamo al cospetto di due ambiziosi e non certi di due persone che hanno metabolizzato il dovere dei super partner. Danna, prima di salutarci, due curiosità. La prima riguarda la nazionale di calcio. Ha seguito la partita l'altra sera, che come ha accolto questa espulsione nazionale? Sento tutta una serie di piagnistei. Io credo che tutti questi che oggi si offendono e scoprono che in Italia i calciatori italiani sono un optional, pur di vincere lo scudetto, di vincere la Coppa dei Campioni, accetterebbero che la squadra del cuore avesse in organico 25 stranieri. Quindi la dobbiamo smettere con questa ipocrisia. A meno che non eleggiamo alla presidenza della FIGC una figura meno modesta e meno folcloristica di Tavecchio, che sia in grado di affrontare dal punto di vista giuridico e dal punto di vista sportivo
la battaglia di dire: io impongo che nel campionato italiano debbano giocare almeno la metà di ragazzi provenienti dai vivai delle squadre di calcio italiano. Allora così noi rinvigoriamo i nostri vivai e miglioreremo la qualità dei nostri campioni, perché non esce più un campione dai tempi di Del Piero, dai tempi di Balotelli, dai tempi di Buffon. E in effetti diventano tutti dei grandi campioni, perché in termini di paragone è molto scarso, ma abbiamo una nazionale di gente che è scarsa rispetto ai Cannavaro, ai Pirlo, sì, e ai campioni del mondo, per non parlare poi di Cabrini, di Conte, certo, dei grandi di Rivera, di Mazzola. Cioè, noi non produciamo nient'altro più. Lo stesso Verratti, che pare sia un grande campione, ogni qualvolta ha messo piede in nazionale ha fatto delle figure molto meschine, insomma. Danna, l'ultima curiosità: che cosa ha pensato ieri quando è arrivata la notizia dell'arresto di La Gaipa, che è stato il primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle in provincia d'Agrigento? Guardi, ma io ho fatto un post dicendo che c'è un proverbio napoletano che dice che Giacchino facetta legge e Giacchino muretta accise. Traduco in italiano: sì, sì. Giacchino Miurà fece la legge sul banditismo e sulla base di quella legge fu fucilato, perché gli diedero del bandito quando sbarcò in Calabria. Cosa vuole che le dica? Quando in Italia nasce un movimento che presume di anteporre la propria visione morale alla morale che risiede nella legge, e quindi gettano fango su chiunque incorra nei rigori della legge anche per un semplice avviso di garanzia, è chiaro che quando vanno loro con le mani nella marmellata ci sia chi ricorda questi signori che si sono spacciati come i depositari della moralità o di una nuova moralità. E quindi niente di nuovo sotto il sole. Aspetto, per fortuna Grillo non si è candidato, mi dispiace che sia morto Casaleggio, ma prima o poi sarebbe toccato anche loro. Per quanto riguarda Di Maio e compagnia, non avendo mai fatto niente, essendo dei nulla facenti e dei nulla tenenti, non sono mai incorsi in alcuna attività che può interessare, diciamo, la magistratura, ma se dannatamente cominceranno a amministrare, incorreranno anche per somma ignoranza nei rigori della legge. Zero speranze nei confronti di Di Maio, questo insomma l'abbiamo capito. No, per il momento pare che abbiano arrestato il suo alter ego fuori in Europa. Fa riferimento alla gaffa dell'altro giorno, invece di omologhi, ha detto alter ego Di Maio. Ma non sono gaffa, sì, guardi. Sono il sintomo, per quando lo prepari, non lo ripulisci e lo mandino in televisione a dire delle cose di una leggerezza e di una levità assoluta, ogni tanto viene fuori l'ignoranza di base, che questo signore faceva lo steward allo Stadio San Paolo. Ora, con tutto il rispetto per quelli che non sono acculturati, ma il rispetto va anche a coloro i quali si candidano a fare il Presidente del Consiglio in Italia, ad amministrare più di 60 milioni di persone. E non basta né il buon senso né l'onestà. Ci vuole la capacità, ci vuole la cultura, ci vuole la preparazione, ci vuole l'esperienza. Perché se io e lei, che siamo onesti, ci mettono una Ferrari in mano e ci mandano a correre a Monza, noi ci ribaltiamo alla prima curva. Sì, ma probabilmente non riuscirei neanche a metterla in moto. Bravo, e questo, ecco. Oggi viviamo in un'epoca in cui si è impazziti. Gli italiani, che sono dei furbaccioni, stanno dietro i 5 Stelle, chi non per fare la rivoluzione, ma per fare la restaurazione.
se vogliono, attraverso il reddito di cittadinanza, una nuova forma di assistenza e beneficenza. Quelli che hanno goduto delle pensioni retributive sono una decina di milioni, quelli che hanno uno stipendio statale senza lavorare, insomma ci sono varie categorie di parassiti che lo Stato criptosocialista ha alimentato. E allora si va che debba cambiare tutto, perché non cambi questo modello di Stato. Quindi va bene Grillo, va bene tutti quelli che urlano, perché indicano che cosa? Mica un'analisi seria sulle responsabilità. Vogliono il capro espiatorio. Allora se lo sono preso con 980 parlamentari e un altro migliaio di politici, con un debito che è di 2.300 miliardi di euro, sì, accumulato in 50 anni a furia di leggi demagogiche ed assistenziali senza copertura di spesa a favore dei cittadini. E quindi pare che i cittadini in questa nazione siano tutte persone per bene, tutte persone oneste, non ci siano 14-15 milioni di evasori fiscali, non ci siano 10 milioni di pensionati che hanno il vitalizio, non ci siano un paio di milioni di 3 milioni e mezzo di statali che vengono pagati per la sola giornata di presenza e senza sapere cosa fanno e quanto ne fanno. Quindi siamo diventati un paese che ha una classe politica di corrotti, di mascalzoni e di fedenti, in un paese di santi e di navigatori che probabilmente i parlamentari non li elegge, li eredita, come si fa con i figli. Capisce? Sì, chiaro Danna, grazie come sempre. Grazie a loro, mi raccomando, grazie. Il comunicato stampa, rileggetelo bene, non accendiamo altri.